Ciao amici, buongiorno! Eccoci qua, spacchettamento del Belli in corso e adesso vi porto con me a vedere oggi dove sarò per questa giornata. In una cava, sono al lago Pioppino qui in Belli Boat e cosa farò oggi? Farò una pescata in una cava come questa dove ci sono poche cover. Quindi cerchiamo di affrontare uno spot con poche cover sulla riva, ma speriamo con qualche spot all'aperto, speriamo di fare una bella giornata di pesca e di fare tante belle catture. Quindi adesso vado a preparare il Belli e poi tutti in acqua. Allora amici, eccoci qua oggi al lago Pioppino. Sono in Belli Boat, sono in mezzo al lago. Purtroppo quest'anno abbiamo un grande problema idrico, in particolare qui al nord Italia. Abbiamo pochissima acqua, quindi pesci molto in particolare, in condizioni molto particolari, perché hanno poche cover vicino alla sponda e speriamo qualche cover in più al di fuori della sponda. Io vado a utilizzare un ecoscandaglio portatile, che è lo Garmin Striker Cast. Lo utilizzo spesso per le mie pescatine volanti e blande in queste condizioni con il Belly Boat, per darmi un'idea di quello che c'è sotto e se ci sono un po' di cover. È molto importante, è comodissimo, è facile, è piccolo ed è facilissimo da usare. È molto importante, anche oggi lo andrò a utilizzare, lo comando con lo smartphone ed è comodissimo. Mi serve per tenere temperatura dell'acqua e profondità. Ovviamente se non ci sono cover in mezzo, cioè se ci sono cover sulla riva, conto che ci sia almeno qualche scalino e qualche pesce che tende a stare leggermente fuori dalla sponda ed è la zona dove andrò a sondare un po' di più. Ovviamente però siamo in prefrega, c'è già un bel caldo, siamo ad aprile, quindi il pesce sarà ovviamente contro la sponda anche lui. Però poi noi dobbiamo andare a studiare queste cave anche per l'estate, quando appunto ci sono condizioni di acqua bassa. Quindi questo video è stato girato in prefrega, però le indicazioni che vi do secondo me possono andare bene anche per l'estate e anche per le condizioni in cui c'è sempre un livello basso delle vostre acque, quindi il pesce tende ad avere un atteggiamento diverso. Ok raga, come comincio tutti i posti in cui vado e che conosco discretamente, insomma, dalla riva, magari questo non lo conosco benissimo neanche dalla riva perché ci ho pescato poche volte, Pioppino ho fatto 3-4 uscite, quindi non è che lo conosco alla perfezione, però l'acqua è intorno ai 14-15 gradi questa mattina, quindi secondo me è un momento perfetto per la prefrega. Comincio con un bello spinner rosso questa mattina perché so che il posto è ricco di gamberi, quindi lo spinner è la mia esca che mi fa da barometro e mi dà la possibilità in questo periodo dell'anno anche di sondare alcune zone che magari faccio fatica a sondare con altre tecniche e con altre esche. Batto molta acqua, riesco a recuperarlo anche molto lentamente sul fondo e quindi riesco a capire anche i vari scalini che ci sono sul fondale e se mi devo concentrare di più in alcune zone per poi pescare magari a Texas oppure le finisco a Finesse, dipende un po'. Il colore dell'acqua è abbastanza velato, che è un classico perché è un posto con poca profondità, ci sarà un metro e mezzo d'acqua, non di più, e quindi secondo me è perfetto per lo spinnerbait. Colore rosso, uno spinner non troppo pesante perché pescando in poca profondità è perfetto, è doppio colorato e vediamo cosa succede. Faccio un recupero medio lento. Una cosa molto importante che cerco di fare è quella di controllare alla perfezione le cover visibili, cioè quelle che si vedono contro la riva. Per me è molto importante perché nei posti e nei momenti in cui c'è poca profondità, quindi un livello molto basso, l'acqua che cala e poche cover sulla riva, il pesce si concentra moltissimo nelle poche cover presenti. Quindi io nelle poche cover presenti devo pescarci con molta attenzione, sia veloce che lento, per vedere se il pesce si attiva in queste zone, perché sarà sicuramente molto più concentrato in queste zone piuttosto che altre. Ok, qua ci sono un po' di cover, c'è una cover artificiale e un albero caduto, quindi una zona che voglio sondare abbastanza bene. La sonderò sia velocemente pescando a spinnerbait
e poi vedrò di sondarla anche pescando a Texas all'interno della cover a jig. Adesso ho un jig montato, vediamo se mi mangia un pesce dentro. Tengo sempre gli occhi aperti perché siamo in prefrega, quindi qualche pesce sotto riva a vista potrebbe sicuramente girare. Devo essere pronto per lanciargli in testa al più presto. Vediamo lo spinner come... Vabbè, se mi risponde, altrimenti cambio e inizio a fare qualche lancio a Texas a jig all'interno degli alberi. Qua c'è un albero sommerso. Oh, mangiata corta! Mangiata corta! Bisciotta spinner, mangiata corta. Ho visto un pesce a vista ed è su una cover leggermente esposta, cioè su un albero fuori. Vediamo se riesco a prenderlo su quell'albero là. Vediamo se riesco a prenderlo in diretta. Intanto bisogna capire come reagisce. Leggermente girato. È girato perché si è interessato a quello che io ho fatto. Però... mi sembra apatico, eh? Molto apatico, non è interessato alla mia esca. Tra l'altro gli sto presentando un piccolo tronchettino, uno sciaddino colore bianco, che in questo momento dovrebbe essere perfetto, dopo fare un lancio più preciso. Oh, attenzione, è partito a guardarlo, è partito per guardarlo, però non so se... sì, ce l'ho. Un pesce discreto, non è enorme, ma è un pesce discreto. Non è enorme, ma è un pesce discreto. Ok, no, sembrava più grosso, eh? Non sono riuscito a vederlo bene, non è gigantesco, ho mangiato con l'asciardino a vista intorno a un albero. Adesso lo rilasciamo. Quella sponda qua tendo a farla mangiata. Mentre stavo parlando, pesce interessante, tira più di questo, decisamente più bello. Ah, decisamente più bello, sì sì, molto più interessante. Vieni qua, l'amato in punta, eccolo qua, all'amato in punta con uno sciardino, all'amato in punta con lo sciardino, eccolo qua, pesce tra l'altro molto molto bello, senza segni, senza, non è rovinato, proprio bello, preso con questo sciardino in caduta, mentre stavo parlando con voi ho fatto un paio di giarcate per vedere se il pesce lo riusciva a mettere in attività ed è arrivato, molto bello, adesso lo rilasciamo. C'è una cosa che non è facile, semplice, pescare dal belly, è quello di spostarsi rapidamente e di vedere i pesci a vista. Avere un belly come questo che mi tiene molto alto mi aiuta senza dubbio a intercettare qualche pesce a vista. Stamattina dei pesci sotto sponda sono riuscito a inquadrarne qualcuno, ma erano quasi tutti di medio piccole dimensioni, quindi pesci intorno ai 6-7 etti. I pesci più belli li ho presi un pochino più staccati dalla sponda, quindi dovrò insistere facendo questa tecnica. Tokyo rig, qualche jig, anche se a jig non ho visto stranamente risposte, e poi rimanendo comunque a tiro
di sponda, se ne vedo qualcuno, uno spiombatino glielo lancio, pronto per catturare qualche pesce. Bring the funk back. Bello bello, col gambero a Tokyo Rig. Questo è un pesce sopra il chilo, di belle dimensioni, bello tosto, bello carico, grande mangiata, ferrata un po' improvvisata. Questo è un bel pesce. Eccolo qua, questo bel pesciotto catturato con il Nico Crow, quindi a Tokyo Rig, bella mangiata, bel pesce, guardate che bello, una bella bocca formata, un pesce meraviglioso. Adesso andiamo a rilasciare subito. Mua! Pesce, slow rolling spinnerbait, bello! Slow rolling spinnerbait. Un bel pesce, non saltare, no jump, vieni qua, yes, bel pesce, con lo spinnerbait preso fuori sullo scalino, quindi un altro pesce che era fuori, non era attaccato alla sponda, e oggi i pesci più belli sono usciti fuori come devono essere nei momenti in cui l'acqua è abbastanza bassa, quindi fuori. Poi qualche bel pesce può anche uscire, ovviamente anche vicino a riva, però quella così bassa, momento in cui ho visto che non c'era più attività sotto riva, erano fuori i pesci belli. Confermata la tesi, acqua bassa, pesci staccati. Qua il gambero lo adorano tanto, qua ci sono tanti gamberi, siamo nella pianura mantovana, quindi il gambero gli piace moltissimo e adesso lo andiamo a rilasciare. Sicuramente nel periodo estivo cercare le cover esposte serve. Io con il mio Striker, con il Garmin Striker, eccolo qua, che è sempre in acqua con me, collegato con il telefono per darmi la possibilità di capire che profondità c'è, che temperatura dell'acqua c'è, eccetera, non mi ha fatto vedere nessuna cover esposta. Sembra veramente una vasca da bagno. Ci sono semplicemente queste isole galleggianti in mezzo al lago, ce ne sono tre, mi sembra, quattro ce ne sono, dove ci vedo qualche pesce sospeso intorno. È che sono pesci piccoli, sono pesci da 6-7 etti, non sono molto grandi. Si è sospeso sull'albero.
Guardate com'è tozzo questo pesce. Tozzissimo, nero e tozzissimo. Guardate com'è tozzo questo pesce, bello pancione, sempre col gambero intorno all'albero. Bene amici, siamo agli sgoccioli. Siamo agli sgoccioli di questa giornata di pesca qua in una cava con poche cover contro la riva. Come avete visto, buona parte dei pesci belli sono usciti leggermente staccati e sullo scalino. Anche se, nonostante il tempo e comunque il periodo, mi aspettavo qualche pesce in più bello contro la sponda. Però inevitabilmente il pesce bello è uscito sempre un po' staccato, in particolare a Tokyo Rig e a Slow Rolling Spinnerbait, due tecniche che a me piacciono molto e quindi ci ho investito un pochino più di tempo. Ovviamente potevo anche fare qualche alternativa, tipo pescare a giga rig, pescare a drop shot, pescare un pochino più leggero, però ho voluto cercare la mangiata di qualche pesce un pochino più interessante. Io so che qui al Pioppino ci sono dei pesci molto grossi, però io oggi non sono riuscito a smuoverne uno, nonostante il periodo sia abbastanza buono. Forse avrei dovuto insistere un pochino più a swim bait. Ci ho pescato un'oretta abbondante, ma non ho visto nessuna mangiata. Forse avrei dovuto pescare con una swim bait più pesante, forse avrei dovuto pescare con una glide, ma si sa, le giornate di pesca e la vita è fatta di scelte, quindi poi sono i risultati che ti dicono cosa hai fatto bene, se hai fatto male. E quindi oggi è andata così, ma ridò appuntamento ai big bass del lago Pioppino molto presto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividete i video se vi piacciono, visto che ogni tanto vi scrivete che sono belli, vi piacciono tantissimo. Seguitemi su Instagram e ogni giorno nelle stories link, utili, consigli e piccoli trucchetti. E come sempre, in bocca al basso.